Ma basta ci con la mesura, ah, Ignazio! Il va di manca le misure a chi lo chiamo. Oh, santa pazienza! Ti Carlin, toccane con la specie! Chiama la serva! All'impiassa! E chiama Marianin! Ah, Marianin! Marianin! Siamo a Torino nel 1861, in casa di Ignazio Travet, impiegato regio. La vita non è facile per il mite Travet, alle prese con le mille difficoltà che caratterizzano la sua giornata. A casa, con la moglie più giovane e smaniosa di condurre un tenore di vita superiore alle loro possibilità. In ufficio alle prese con colleghi pettegoli e fannulloni. Tra le molte difficoltà, anche quelle economiche. Che dia la verità, Monsi Giacchettà. Chi ha le MNC per il suo credit, vera? Non ringras, per spapaghelo. E Ardalì, una solita storia, eh? No, però presto, spero di essere in condizione più dai lo paghi. Ah, sì? Sì, sì, sicura. E spero più presto la promozione e la gratificazione. Oh, mi povrom, si aspetta la sua gratificazione per essere pagato. E lei tempo da sciupermi la volta. No, 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 no. Adesso è proprio vera. I sono ante le magne dal cap division, al commendatore. Sa, quel che sta sissuta. A sa come l'endaita a fare la sua conoscenza? Un bel dì mia funna calava giù le scale, qualche bello signore alla ferma e chiama, sa come sia una famiglia, che stasia si prima, insomma, da una parola all'altra, venga a sapere che mia funna all'era la figlia di un sovei a mese. E da allora un po' il commendatore ogni tanto a sdegna da me sì, trovene in te ca e mi spero, mediante la sua raccomandazione, di ottenere finalmente la promozione e la gratificazione che mi aspetta. Che fa attenzione, Monsieur Travet, che con le protezioni lì ha diventato peinen rognose. Come sarebbe a dire? Beh, sua signora, alle giù, alle bella. Ne, Giacchetta, oh, vi permetto neanche a fase di insinuazione maligne, ne? Mi conosco il commendatore e conosco anche molto ben mia funna. Oh, del resto, a sua feca non riguardo neanche. Mi, alle neanche un mac per me credit che sono a mia figlia a sé, ne? Ma anche per un'altra fe. Per cosa? Chiel, devo sapere che a Paulin, al fiol del mio antico principale, ben, mi vei ben come se avessi a me fiol. Allora, alle da un po' a tempo, cantirava certi sospiro da fe girare a un mulin a vento. E diau. E mi li fallo per lei. E chiel, alla dimmi che l'è innamorata sua figlia, le Marianin, ecco, che la fai la c'è a me. Ma che chiel, alla rispondeglie che vorria Magdalena un impiegato regio come chiel, ma l'è vera. Già che l'è vera. Ma possibile che sia così Fabioc? Ma sei Giacchetta, la prego, che stai ante i termini, ne? Ma chi è la scherza impanatea sia una persona disprezzabile? Ma no, ma mi diso palon. Ma Paulin è un bel fiel, è bravo, ha la conna discreta posizione. Va bene, sarà bravo, bel, ric, ma a fa nem per me. Ma l'è pa per chi anche deu fe, ma per sua figlia. E mia figlia farà sempre mac l'on che vel suo pare. Allora a farà mac sempre gufarie. Cadiamo, sei Giacchetta, eh? Allora sa che in cammino a scaudeme, eh? E se continua ancora parei, gli mostro la porta, salo. La porta a me? Sì. A Giacchetta? Sì, signor. Ma lo sa che le mai stai in che l'abbia fame fare una figura parei? E la farai me. Prima d'avei tanta superbia, me carmonse, a spago i pof. I pagrai, che dubita ne? E allora fora? Ma sì, chi pago sempre. E che paga? Che aspetta chi pia la gratificazione. Ma che vada un parpaia. L'orgoglio di essere impiegato regio impedisce dunque a Travet di accettare come genero il giovane Paulin, nipote del panettiere Giacchetta. Ma in casa Travet, tra un rimbrotto e l'altro, accade un fatto nuovo. Il commendatore capo divisione al ministero viene a far visita alla famiglia. Di, tu che non hai il cit! Oh, povera masnasica savia! E te la sei sanetto in aria? Ciao, ben sì, gioia, ben sì. Sì, sì, che resta ancora? Dai, e tutte vinte! Garantisco che la buon'anima della mia Margherita l'avrian levato mei. Oh, insomma, con la buon'anima tua Margherita. Ma là che veramente l'han levate qualcosa a fin. La figlia grande e grossa è buona a niente. Mi sarai buona a niente. Ma la prego di rispettare almeno la memoria di mia povera mamma. Ma sentila come che rispondi. Ma l'ha ragione, povera figlia. E voi? Cosa che feve lì? Adla lì? Madama Patafia, cosa feve? E lei già dive che andesse in chiusina. Sì, signora. Ecco voi. Cosa che feve l'impalà a godere delle nostre questioni? A ci se vo spare contro di me? Ma se lei neanche parla! No, l'è vera, povera figlia, la nem parla. Sì, vensi, più la ne. Sì, ma sì, viene lacrime, padre pietoso. Poi, insomma, femmene ande a yours, brave! A Jesur commendator! Ui, il commendator, siute le lacrime, si più la ne, ale, riuma. Avanti, commendatore. Prego!
I riverisso sti signori. Oh, comendatur, l'hai ben l'onura di riverilo. Madame. Oh, monsieur Travè, non credevo di trovarlo ancora qui. Ah, veramente l'avrei già due essi all'uffici, ma l'hai due mi fermessi per una berichinata dal mecci. Ma no, alle niente. Vuole pro qualcosa? Ma no, alle niente, che possiamo interessare il surcomendatur. Ma prego, surcomendatur, che s'accomoda. Grazie. Ho voluto venire prima d'andare alle fisi perché ho tante cose da fare che non so se potrò venire ancora a casa prima di stasera. Oh, lei che è il commendatore è un lavoratore. Lo vedrai, sì, sta mai fermo. Anche i pei ancora un capsession. Ah, giusto al sommo, si travet. Si prenderà forse tutta la giornata di vacanza per festeggiare a famiglia la croce di cavaliere che gli hanno conferito. Ah, oh, all'andai la croce? Sicura, alla via ancora nen. Oh, non fa ben piasì. All'era già superbi prima che lì, figurum si adesca l'an crucifisolo. Avrei potuto fare la commissione a suo marito, ma anche che el forse avnirà pinen a capina stasera. E sarebbe stato troppo tardi per lei prepararsi. Come? È così. L'altro giorno discorrendo mi disse che le avrebbe fatto piacere d'andare una volta al Teatro Regio. Oh. E mi... E l'hai portai sì la ciao d'impalc per stasera. Oh, impalc? Oh. Oh, ma che la mortifica? Ma sì, no. Ci mortifica. Ma no. Siamo mortificati. Lei che noi al Teatro Regio, insomma, pa mai andai. Ma no, Travet, che die. Ma non ricordo più né, ma insomma già stai. No, insomma mai stai. Insomma andai qualche volta, avevo delle marionette, sì, allo giungo. Travet. E a fumna un guarda brù. In assun ben riconoscente. E allora, se mi permette, verrò a prenderla. E la tota, avnirà cochino. Oh, a chi l'hai piaspal, teatro? Sì, campiasse. Che gofa. Alle pacche i piasanen. Piuttosto l'avranen la vesta adatta. Oh, ma cosa che die, Travet? Tua tota non ti che l'on hai fatto bisogno, tu e lete. Oh, no. Alla ma due vestì. Comprai scud la prima comignon. Allora spero che la tota avnirà compagnia a mamma. Mi... I farai come cave il papà. Oh, per me, guarda, si dà la vesta data, ben più. Oh, che gnoc. Dunque, siamo intesi, eh? E adesso andiamo alle fisi, non si trova. Comenda turca, ma scusa, ma se avesse la bontà da cordema ancora un momento, il avria da bisogno di parleie. I sono ai surdi, madame. Cosa che vuole dire? I vuoi parleie per la tua promozione e per la tua gratificazione. Ah, sì, brava. E disilo, eh? Sono 32 anni di servizi che l'hai. Allora, commendatore, diciamo scusa, eh? Io vado alle fisi perché è già tardi e lei poi arriva là che si è pienata al regista a firmare e allora lo inguaio. Andasando alle fisi, passa dalla mia sartoira e dici che venga sì picca in presa. Va bene. No, scusa, scusa. Passa con dal coiffeur per avvertirlo che venga a penneme, ma non più tardi a zincure. Ma tu scherzi? E come questo chi fa? È già tardi e poi una sta a porta a po', l'altra sta a porta a sosa. Niente! E vabbè, srangerum, pazienza. E curerai. Commendator, allora, nuovamente, allora è verissimo, eh? Crea. E lei ancora da fede, io tra commissione vado via impresa perché lei è dal perché, è la cosa mia funna, della sartoira, un po' sussì, un po' di là, ma calè, non vorrei vado. Prosperità. Lei ci ha fa un passarot. Aspettami neanche a disdene, perché i farai tart. Prosperità. E sono due passarot. L'invito inaspettato mette tutta la famiglia in agitazione. Come se non bastasse, anche in ufficio la vita per Travet è difficile. I colleghi Rusca e Mutun riversano tutto il lavoro su di lui e per giunta il capo ufficio si fa sempre più esigente. Oh, buongiorno. Oh, Alessi, monsieur Travet. Alle venuto un po' tardi anche. Ma eh? Cosa bello, e mia funna la dame da fe due o tre commissioni e lei due cure per tutti i ring da sì e da là con... Una fioca non se spare che lei la schina tutta la città. Ah, io ne ho un registro. E il capsession la fa lo ritirè? E mica credi che ancora un tempo. Anzi, il capsession la dit che appena arriva andesse subito a quel. Ah, sì, è lì che aspetta quel documento che lei, che lui ha fatto, che cita la sciancando. Cascuta mi monsieur Travet, che vada subito. Ah, sa come cale col benedetto. E più tardi peggio a lei. Ah, oh, sì, ha ragione. Pensi che l'avrei tanto bisogno di andare. La sueta che la stiva, sono tutti Mars. Beh, pazienza. Andiamo a piedi sta strapassata. Al capsession e pancia la stra. Alessi che ven. Ah, monsieur Travet, finalmente. All'arrivà? Sì, signor monsieur. Monsieur, che incivile.
Alain Nendino che me lo aspettava? Sì, signore, gli era giusto anche a me che mi sia da Chiel. Ma lo sa lo che Chiel era in poco tempo che diria a negligenza i suoi doveri. Ma mia masmia che... A Chiel a donenas miei niente. Lascia parlare i suoi superiori. Mentre si aspira ad una promozione, mentre che benignamente si pensava a lei per dei favori, i diria eccezionali, Chiel con la sua condotta as dimostra incompetente. Capermata? No, signor. Ma basta! Oh, che pazienza che vuol. E per anche Chiel, acconta come sente. Pazienza. E psh! Monsieur Trevet! Cosa? Cosa che fa? Cosa che fa? Ah, esternuava. E se esternuva in faccia a me parei, senza di niente? E cosa vuol che dia? Sono un freddo. As dis perlomeno perdon. Che scusa, non sapia nen. Ah. Allora, mi dia quel documento. Il documento? Sì, è lo sort. Mi aveva promesso di portarmelo questa mattina, no? Sì, signor, ma... Forse che non lo ha fatto? Oh, no, no, sì, lei fa lo, sì, che sfigura. Sono stata usata fino a mezz'bordo, mezzanotte per finirlo. Alla fai tamben. Dunque, me lo dia. Ecco, insomma, mi sono un buon, a dit busie. Sì, signor, mi veramente sono stata usata fino a un bordo, per dire, per finirlo, poi alla piame sogno e sono andata a cugire sbenciando la tavola. Mi cita stamattina, la usasse prima di me, la visco la carta lì, se viene non caffusa, per giugare alla fane tante oche. Oche? Ma mi vei corde che chi è la scherza? Ma sono storie quelle da mime con te a me? Ti assicuro. Silenzio! Che... Oh, signor. Longa per dire che Chiel non ha fatto il suo dovere. Un lavoro che mi premeva, che io stesso le avevo raccomandato, alle quasi diria un minciunese di me. Ah, ma va tutto bene? Oh, va molto, molto bene. E saprai come regoleme. Ecco, la mia gratificazione alle belle che andate. E adesso vada alla sua scrivania. E che mi sbriga in presa col po' travai che le dai da fe. Sì, signor. Travet! Pardon. Ah. Cavaliere. Cavaliere. Che vengo con Milur. Pensai che l'avrei tanto bisogno di scaudere un po' lei le mani gelate che per neanche sarei... Beh, vuol dire che andrai a scaudere un travagliante. misericordia, ma quanta roba che l'ambità mi si da fe. Pensai che l'hai ancora neanche finito quella di ieri. E pazienza, andiamo a travagliare. Mentre Travet lavora al suo tavolo pieno di scartoffie, il pettegolo Barbarotte porta in ufficio la notizia che il commendatore ha invitato a teatro i Travet e lascia supporre che d'ora innanzi l'impiegato farà certamente carriera. Oh, buona gente, come siete indietro! Sarà stai parai per al passà, ma adesso Monsieur Travet andrà avanti, chiele e tutti qui che sono su dalla sua protezione. Ma zegnati, se manca un momento fa il capsession alla Dayen Chiquet. Chi? Al capsession! Al capsession, ma noi ce ne infischiamo del caposezione. Monsieur Travet ha lente le mani da un personaggio molto ben più grosso che il cap sessione. Chi? Chi? Niente meno che il cap divisione. Il commendatore. Giusta. Possibile. Adesso capisci il perché che l'aveva il coraggio a rifiutare il sottoscrivere per la cruz del cap sessione. Ma le sicura che se Monsieur Travet avrà un po' di influenza, asna servirà per vendichese del cap sessione? E a farà bene. E ne avrà d'influenza, ne avrà, ne avremo. Ma per l'on, hai una ragione, un motivo. E già che il motivo è. Dislo, bravo. Ale, che. No, non lo dico neanche. No, lo dico neanche perché. Poi deve sempre dire in giro che Barbarotta l'ha inciacciato. No, dai. Beh, guardè, come parei. Mi udio niente. C'è che tanto io ne lo voglio auti. E mi udio neanche no. Moment. Al cap division ha stato lì stessa ca ad Monsieur Travet. Monsieur Travet? Alla una funna giù e bela. E brusi. E il commendatore brusa. L'invito a teatro ha messo in agitazione la moglie di Travet, che non esita a recarsi in ufficio a batter cassa. Ha bisogno di soldi per affrontare le spese per la serata mondana. Rosa, come mai bella sì? Cosa che vuoi? Io sono nuova perché hai bisogno che ti andaghe zol. Shh, parla pian che si le muraia sento tutte. A zol? E per fare cosa? E lei bisogna tante cose. Capirás per andare al teatro stasera. La ventaina. La ventaina? Ma sa fiocca? Deve fare aria con sto freddo. I guanti per me e per te? Mi l'hai mai portato i guanti in vita mia. Poi mi tengo le mani, saccoccia, via. La vettura? Io pa' da bisogno da vettura, sto ma due pass dal teatro.
i biet. Beh, penso che sarà il comendaturca a portare i biet alla invitane, no? Insomma, pare che t'andrà per tutto lì. Una centena di lire. Cent lire? Oh, che bel divertimento. E lei neanche un soldo, altro che sentire. Lei ha 4,80 lei due idee per una sottoscrizione. Anzi, mancava fino a 4 soldi. Non spa 4 soldi due volte. Oh, mi lei neanche un centesimo. Andiamo bene. Insomma, bei, il lo manianca 4 soldi e vero mi aspetta di sentire. Sen, Rosa, guarda, visto che fai una roba, noi ringraziamo al commendatore e diciamo che al Teatro Regio andremo un'altra volta. Ah, oh, bella figura che farò. E sarei obbligata a dire che sono da spiantare, che lo manianca 4 soldi. Sì, e direi un mag la verità. Sì, vabbè, ma il decoro. Se sapessi cosa fai per salvare il decoro lo farei proprio, ma dove piei i soldi? Sen, Rosa, rinunzio, ma va. Bella figura che farò io. Per una volta che pudì andare a divertì. Per me, cosa è questo? Se sapessi sa... La maniera. Mi la savria prumi. Allora, se la sa, disimla. Cosa? La mostra. La mia mostra? Tanta è una baracca che va mai bin. Vabbè, sarà una baracca come dieti, ma... No, no, è l'unica memoria del mio povero papà, buon'anima. No, guarda, Rosa... Facciamo qualunque cosa, ma la mostra, no, no, ecco. Poi no. Andrò a piela, sì, ma il tuo decoro, Travet, pensi al decoro. E va bene, salvumo il decoro, te. Ciapa, portiamo via. Ma va là, Travet, l'avrai da vedere che i nostri affedura non andrà a me. Dalla maniera che suon camminò. Va là, che andrà in un pesca che l'avrai da benedire l'ora e il momento che sur comendatura l'abita i pea nostra ca. Cosa che vuole dire? Per adesso niente d'altro. Ciao, i curo al Mont Pietà. Stiam, pian. I curo al Mont Pietà. Ciao. Gli echi dei pettegolezzi di Barbarot sono immediati. Il capo sezione ne è il più colpito e non tarda a manifestare la sua credine alla presenza anche di Pauline, che pur di sposare la figlia di Travet vorrebbe intraprendere la meno redditizia carriera di impiegato statale. Io lo dubitavo già che lei fosse, diria, una cui che agisse sott'acqua, una di quelli che cercano di arrivare per l'intrigo. Me? Ma monsieur... Silenzio, Luli, a per forse andai ben una volta, ma mi lei l'onore d'assicurare che sotto di me quelle arti lì non riescono alla lunga. Ma lo prego... Non lascia parlare. Forse lei ha trovato qualche raccomandazione in alto e tenta di farla in barba ai suoi superiori, diria, più immediati. Ma no, ma che alla lei in errore? E su ogni errormi, in silent and Dio. Ma gli assicuro... Basta! Oh, signore... E che ascolta neanche a Femlan, eh? A me non me la fanno! Ma... mi ne capisco niente, anche io... Le proprio tutto il dica va mal. Ma come? A lei parei che ha tratto un bel sì. No, no, per carità. Che sfasa pana cattiva opinione. No, lei che allica, lei... è una bestia grama. Omi, che scusa, lei lasciami scappare... Per carità, che vada pa' ad ingir, che non credita a Desna, che è lì perché... è così vendicativo che... Ah, ma mia, ma smia macchia se quei due entratei in quella maniera lì. E anche ria non si cura risponde, eh. Ma piria me capel e me l'andaria via. No, oh, chi è il monsieur Pauline? A pel felo, perché chi è la... alle signor, ma mia. Ah, dunque, se chi è la fissa signor, alla seria lì? No, lo sai neanche a me. Alle tante cuiane che sono sì a questa scrivania che... oramai è mas mia che sia... che mi appartenga, che sia una cosa mia. Sei passi dove si andare via... Oh, signor, forse no, non mi oreria, sa. Monsieur Travet, se mi pio sta carriera... Chi è la lo sa il motivo? Adesso che sono impiegato regio come Chiel, rifiuterà ancora la mano a sua figlia? Oh, ma le pa' al ministero che sven parlare di matrimonio, induma. Che venga mia ca, e ne parleremo con mia funna. Beh, allora arvezza, eh? Oh, guarda, guarda chi caien bene sì, Pauline. Insomma, come impiegato, è commesso bene da stamattina a venire alle fissi. Ah, chi era lei col nuovo aspirante al volontariato che aspettavo? Sì, 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 le colire. Il cap session alla destinalo sì in questa stanza. Sotto la direzione al Monsieur Travet. Sotto la direzione al Monsieur Travet. Ma che la perciamese è ben fortunata.
Monsieur Travetta, è il meglio impiegato che l'abbia a sto ministero. Ma cosa chi dice mai? È il meglio a tutti i ministeri. È il pi gentil. Al pi boom. Al pi murigera. E su tacchiera mancherà neanche fena bella riuscita. No, no, no. Loro sono troppo gentili. Anche un fondo. No, no, no. Noi renduma giustizia a Negaud. Che non lo sa che mi le ha vu, perché è sempre tanta stima. Sono mai ancora giù. E mico. Grazie, grazie. Mi... Cosa diavola l'ha anche che sono così grazioso con me, ma sei pa? E mi c'amo niente d'aude, se accetta e butta sotto la direzione a Monsieur Travet. Che al Monsieur Barbarotta sarà noi per vedere l'esito della sua supplica, eh? Non dispiace, ma lei ancora non vi tempo ad occuparmene. Oh, e fa niente, con tuzzo comodo, con tuzzo comodo. Adesso che Monsieur Travet ha d'influenza, a disminuirne in cui che sono sempre stai affessionà. Ma come me d'influenza? Ma un momento, un momento... Allora parlo di una certa maniera come se fosse qualcosa che mi riguarda. Io forse qualcosa di neo. Ah, alle long che mi affunna la dime. Ah, sua signora la die. Sì, sì, la dime. Guarda, Ignazio, che presti la bras da benedì l'ora il momento che il suo commendatore la buttai i pe in nostra ca. Che benedissa pura. Allora... Alla propria della mia promozione castrata. Sicura, la sua promozione. Gratificazione. E d'auto. Oh, Dio lo vorrei, sa. Che fosse la verità. L'avria mai picardù che sti bravi fiori non vorrei so così ben. Si arriva intanto alla sera del famoso invito. I coniugi Travet vanno con il commendatore al Teatro Regio. Son sì, sono belle pronte. Oh, ma guarda che te la salgile malbutunà. Ascostema parei. E te la stutti, Travet. I guant. Ah, ma lo ma pa comprai, eh? E te la stupiai, i guant. Ah, sì, i hai un saccoccia. E le ciao a ca? Insieme ai guant. E il portafei. Per fare cosa? Ma sì, il portafei. Ah, insieme alle ciao, mai avevo il portafei. Oh, guardate che appena via noi, e serra la porta, e deve subito a cugere. No, signori, i steve a usà a spetene. Deve capire? Steve a usà aspetene. Sì, fai e c'era madama. E fumi e c'era madama. Commendatore, fu domande. Anduma divertisse, va. Oh, signor. Ma quelli che rimangono a casa organizzano una innocente festicciola alla quale partecipano Pauline, che finalmente può dichiararsi a Marianin, Giacchetta e Barbarotte, da tempo corteggiatore di Brigida, la serva di casa. L'arrivo anticipato dei Travet fa nascere lo scompiglio. L'innocente festa casalinga si trasforma in tragedia. Ma anche in ufficio le cose precipitano. La simpatia dimostrata dal commendatore per il nostro impiegato viene fraintesa dai colleghi al punto che già immaginano una tresca tra il commendatore e la moglie di Travet. In realtà le cose stanno diversamente. Come cœur d'ami, Monsieur Travet. Il meglio che lei possa fare è le dei sua figlia col fiel. Non mi ha detto che è bravo, che è ricco? Ah sì, signor, ma... A voi lo commendatore, Yasmin è anche un impiegato regio a perda decoro a dei una fia ampanate. Decoro, decoro. Il decoro si perde facendo delle cose disoneste e nen per quelle minciunerie lì. E se impiegato regio le sicura una cosa onorevole, ma non ci dà il diritto di disprezzare le altre condizioni sociali. Le lonche pensavat con me, mi sarei contentone, Saloma. L'unico ostacolo è la mia funna che aveva non senne per lei. Sua funna, sua funna. Sua moglie con delle buone ragioni si convincerà. E poi del resto, alle pa la mamma della tota? No, alle la marastra. E dunque alle chielca devo dispongere della figlia. E poi in casa sua il padrone deve essere lei. E i dovria? Ma mia funna alle pa col parere lì. Male, perché vodlo, se alle brut che la funna sia trattata come una serva, è altrettanto brutto che il marito sia maltrattato. E, cam perdona l'espressione, caslasam ne per annas. Ah, ma mia ca, ascustima così, Salo. Il pettegolezzo cresce sempre più e il malevolo capo ufficio moltiplica i dispetti a Travet sotto lo sguardo maligno degli altri impiegati. Cavaliere, alle giusta chierche, Serco. Isso, isso, ordine, commendatore. E loro cosa fanno qui? Vadano al loro posto di lavoro. Ah, sì, signore. A lei a chi è il cavaliere? Chi devo dire grazie? A cosa? Non so cosa vuol dire. E vengo adesso dal segretario generale. Ma prima che il segretario generale mi mandasse a chiamare, so che c'era stato lei. Io? Sì. Ah, può darsi, sì, per ragioni d'ufficio. Per ragioni della sua malignità.
che è andato a inventare calunnie sul mio conto. Calunnie con tutta la mia condotta. La mia rettitudine avrebbero dovuto smentire, e invece no! Ma basta che in John Futre qualunque, a San Vente chissà cosa che tu ti ricordo. Ma mi le inventa niente. Ah, vedlo che le stai chelca la parlare. Allan parlane tutti. E hai corrido le vus par le fissi. Anzi, mico le vus le combattue. E quelle voci saranno arrivate fino al segretario generale, d'altronde, sa, commendatur. Le apparenze, al suo empressement un po' troppo marcato per quell'impiegato, vedere venire qui la moglie e sapere che lei l'ha accompagnata al teatro. Il mondo è cattivo. E lei ne è un buon esempio. Alle tempo di finire con queste insinuazioni maligne. Se ascoltasse la mia collera, gliele farei pagare ben cari a lei, per primo, signor supplicante. I rimproveri del suo diretto superiore inaspriscono ancora di più il capo sezione, che non esita a denunciare in alto loco quelli che sono soltanto pettegolezzi, con il risultato che Travet viene trasferito addirittura in Sicilia. Sor commendator? Che dice? All'è vera l'onca la dime ades al cap session. Ave lo mandeme in Sicilia, mi... Ma tanta valca un campo addirittura un mese a una straca, la su neire lì, carpe come un can... Comendator, i lei 32 anni di servizi, i son mai stai fuori a tiri, mi se vado via da sì, i meiro. E poi, ve lo mandemmo in Sicilia con il medesimo stipendio, all'è napolesciun che merito nendo, ma ve lo mandemmo in una promozione, pazienza, che guarda, in una gratificazione, pazienza, che stiamo tutti, ma che non lascio mai risi, tal meteorin. Che scalma, Musi Travet. Che senta, sur commendatore, mi ne mo' più una speranza anche al salo. Chi era la via a curdame la sua protezione? Mi? Ma niente da tutto. Mi regolavo con lei come con tutti gli altri impiegati. Ma mia fumna ha la via di. Ma sua fumna. Sua fumna l'è una fola. E che l'ha ancora qui. Il suo male lo deve in gran parte a se stesso. Come? Adesso le assicuro che fa ben pena il suo maler, ma i pesfe più niente per chi è. E se intercedessi in suo favore, gli faria più mal che ben. Sor commendatore, commendatore, che senta! Oh, ecco chi è la mia bandona. Ma si le dà il mondo per aria, le... ma cosa che gli succede? Un si travet, e lo vera cosa l'hai sentito di che ve lo mandelo in Sicilia? Purtroppo le vera, come purtroppo sarà la mia morte. Ui, più ben parta, suo dispiacì. E come l'endait, na fe parei. Cosa vuol chi dice, sei nen, sei nen? Le piombame addosso come un fulmine. Ebben, che la trurà ancora la maniera, d'Angelo lì? Magari se avesse la maniera. Con la protezione sur commendatur. Ma se l'era sì, l'era sì, può fare. Le pregalo come un san, niente. Aver nen savene. Ebben, che gli manda sua sgnura per lei. Oh. Anche se mandai se mia funna, cosa vel? Ah. Cosa? Cosa? Monsieur Mouton, mi sarei un buon uomo, salo, un semplice, ma i son pei nan imbecil. Ah, adesso capisco finalmente tutte le sue allusioni, tutte le sue cattiverie da ieri anche che. Ama le colonca vorria di al cap session quando la parlame. Protezione comprà vergognosamente. Monsieur Travet. Provi chiel. Giusto chiel, aspettava, che venga sì, che mi risponda. No, 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 l'ora che vado in via, che sta così. E vei che sento cosa vado a dire a sto signor. Monsieur Mouton, alla dime macades, un po' picciaira, n'ingiuria che chiara la dime poco tempo fa. E da già che alle mie chiel sì, non ha più neanche un Mouton perché alle manca il sopportavo. Ma c'è la sua spia. Ma vengo c'è a me una spiegazione a chi è. Che guarda come che parla, Monsieur Travet. E non dimentichi che io sono un suo superiore. No, no, se io più né superiore né inferiore. Se io ma due uomini, io non faccio l'auto. Un dei quali ha offendito profondamente l'onore. Insomma, cosa spiega? Qualche misura fa, han parlato di protezione vergognosi. A lui dia forse a me. Avria forse di che stupor vecchia travaglia sin dritta come un martire da tanti anni. A vendì al suo onore. Ma che mi permetta? No, i miei che mi risponda. Un fin di conto. Ma cosa crede? Di imporsi a me?
Qua c'era una tresca evidente e mi... E chi era l'imbecille? Monsieur Travet! Che guarda che sta parola è custra cara. Ma con custa lonca velca, con custa, tanto al punto che sumo. Lei sempre china la testa, piega la schiena, lei di pazienza. E rola anche di caffisa per me, se fai torta sto povero diavolo che la via in maniera di difense. Finché la mattucame non ti interessi, lei di pazienza, d'amor proprio, pazienza. Sono stai cito, lei sempre di pazienza e pazienza. Allora diventa la mia parola d'ordine. E loro non pensano che montemi col pensa al collo, da scarpiseme, dufende l'onche l'uomo alla pibela, un pidonesta dal mondo, l'onortano. Perché sta mira, adesso sono mica che ho sulla testa e vengo a dire in sta faccia chi è che il mio onore val più che il so. Adulator con i potenti, insolente con i deboli, vil, miserabile. Ma cosa fa? No, come lascia ste? Oh, che mi scuso. Che mi scuso, signori. Se per un momento lei dismenciando a chi entravo. Monsieur Travet, che pensa più ragnanca pit bute i sopesi in drinta. Perché di questo passo io vado a farne rapporto a chi di dovere e che al da cus moment si può considerare come destituito dal suo impiego. Come? Come destituito? No. E no, a pel pa, a pel nem, perché non che le succedì, entra per niente con il travai, zia, è una cosa personale. È pura. È pura come le protezioni che la chiedi. No, no. E lei rovina la mia famiglia. Povera famiglia mia. Oh, via, via. Cascalma, monsieur Travet. Mica fa una cosa che Dio mi... Che vada c'è meglio scusa. Cosa? C'è meglio scusa? A chi è lì? No. Piuttosto... Che guardo non chi fa. So. Cosa fa? Va via. Sì. Monsieur Travet, che cosa ne parei? No, no. Che la sostè. Che la sostè. Che la sostè. Che la sostè. E tu da stencora sin drinta, con la sonde. Travet è sconvolto dalla notizia, ma il provvedimento ingiusto ha il risultato di far capire finalmente a Rosa quanto male abbia fatto a Travet la sua leggerezza e la sua incomprensione. Andò, mamuse Travet, che la senena batte parei. Cacarda però che destituì. Alla una gran brutta parola. Che farà la sua fortega? Alla bendita che c'è l'impiega che mi le offrì da me mi fede segretario, no? Così, a ciò pantarsi a pit l'onca ciapava al ministero. E in più lo associo a tutti gli utili. Ma sarai poi buono a fare quel travaglio. Già che se che la vedesse che mi serve un che me lo dice perché piuttosto in cerco un altro travaglio. Ma vedo che l'impiegato regio sia nel buono a tenere i conti tanti negozi da panatendo, ma... Che alla Magda Marchè non candevo. Avanzo un chilo di pane da me, avanzo un chilo di gressine da nauta. Senta, monsieur Giacchetta, mi accetto perché ante le mie condizioni le necessarie, ma avrei poi neanche chi è la mufraessa a sto impiego, per riflesso che non capisse bene, che poi fosse obbligato a concedere la mano di mia figlia a Paulin. Ma chi è? Le non contento? Ma sì, ma mi sono contento, ma le mie fumi, la mia fumi, chi la le... Non savei, sì, mentre che qui di per lei, se sei qua, qui di magari parlando di una cosa, dell'altra, piando alla larga, e tirei alla botta, ecco. Ma piela alla larga? Sì. Ma io sono sei me. Ci tocca le sicari. Ma che lei che c'è già a casa l'uffici a stura? Madama. Chi è il monsieur Giacotta Ambelesi? A mas mia casna pisa un po' troppo. No, signora. Ier sera li fai dal mal e stamattina su almeno lo riparè. Lei torna a chiamare a suo marito, la mano a tutta Marianin per me socio Paulin. E chi è? Ha la fame e l'onore, la cordemla. Monsieur Travet, alla vis come li piava la larga. Cerea, ne, madama? Meno male che la piala la larga. Ma di Travet, alle chi è che le diventa amato che tizio diventa folla pianta? No, né chi è le diventa amato, né mi son diventa folla.
Avente che sappia che sto matrimonio alle diventà necessari. Necessari per quella stupidaggine di Arsera? No, non è per l'on. Avente che sappia che col buon giacotta ampia per suo impiegato e andam terza a P ad l'on che la via al ministero. Cosa? Segretari d'ampanate? Ti, impiegato regio? A lei che impiegato regio il lo son pinen. Come? Izzi spinen impiegato? Ma, e tu impiega? E l'hai perduto. Oh, la sciapia la tua giubilazione. All'andamla che le pei di stessa. Alla mandate via? Beh, ciamla come vuole. Oh, ma l'è pa' possibile, ma smandanen via un impiegato dopo 32 anni di servizi, parei, come un domestico. E beh, andaran col tan poca m'aspetta e se veruma nen me rifame, ventrà che fase quei cosa d'altro. Ma cosa che le staie? La stufane coi dunga? Sì, figurte. E l'hai avuto a dire con il cap session. E ti sas benissimo che tra i vasi a fer e i tupin a terra, sono sempre i tupin a terra che van per aria. Oh, cosa chi sento, ma te la fai lonti. L'hai sempre detto che se sambunga niente, ma per fortuna che sarà ancora la maniera d'Angela. Eh no, purtroppo ad maniera in aiepignugna. Oh, sì, sì. Brigida, Brigida! Cosa ve le fè? Alla chiamà, madama. Porme subito me caplinga e me scial. Sì, signora. Ma due ve l'indè? Dal comendatur. No, dal comendatur va di nen. Ecco sì, so scial e so capel. Chi cala la divet portè quella roba? Madama. Ma che madama? Ma mi veramente l'hai fatto. Avanti, dire... portè via subito sta roba. E so mica il comando, su. So cucin furà. Stavolta monsui Travetta le disviasse. Ma Travetta, e spero che te me spiegheras. Cosa che vel di su sì? Oh, alle presto spiega. La protezione nua da una fumna giù che l'almarì vei a faccia c'era il mondo. E mi vei neanche il mondo a pensare di neanche una parola se lo nascondo. E spero che tu spetras per me. No, no, ti no, ma alle il mondo che le gram. Brigida, sale la sartoira. L'hai pinenda bisogno, Achille. Va bene. Oh, mia fumna licenzia la sartoira, vuol dire che alle la volta che cambia. Ma le cose non vanno poi tanto male, grazie all'intervento di Giacchetta, che offre a Travette un lavoro più redditizio presso di lui. Un lavoro al riparo dai pettegolezzi e dalla cattiveria. E la serenità, finalmente trovata, viene completata dall'arrivo del commendatore in casa Travette. Mi permettono, forse il disturbo, ma siccome lei è una buona neva da dei, i suoi hanno subito a portella. Di Paulin, lei paura che calsia venga a guastene la fritta. Ah, quell'inconveniente di questa mattina, alle tutto immediate, sono andato addirittura dal signor ministro e gli ho fatto conoscere tutta la verità. Il capo sezione è stato trasferito fuori di Torino e che al finalmente alla cula promotion e cula gratificazione che aspettava. Rosa, la scapi? Adesso che son pinè impiegato regio, andam la promozione e la gratificazione. Oh, a pedio spetè ancora un poc. Spero che accetterà. La scusa, sor commendator. Se fosse arrivata ma che mesura fa, all'era tanta, tanta e tale la fession che la via per il mio posto che l'avrei accettata con tutto il cuore, ma cosa averlo? Da pochi momenti, e lei dai la mia parola e l'hai accettata l'impiega la offrime stu galanton. Oddio, a sarà un tan brillant come quel che la via al ministero. Ma vada là che la via un bel brillant per le mani. Anch'io la bicea. Ale, no, ale col panate che l'hai parlai. Ah. Sì, sì, sono il panettiere. Hai ven sempre sua serva a piei biciulan da me. Ah, e allora, monsi Travette? E allora, ci amrai col poca m'aspetta e mi ritiro con la mia famiglia. I pesnen dei tort. E mi da grason grosso come il bras. Bravo, monsi Travette. E a vedrà che spentirà nen. Oh, son persuaso. A proposito, commendator, che all'iera le stai testimone d'un cita scandolo in famiglia, e alle giusto che sia presente alla riparazione. Paulin, sì. Ma di in sì. In presenza di questo bravo uomo, giacchetta, e dal suo commendator, avanti. Deve la man da promessi sposi, su. Marianin! Paulin! Tota Marianin! Adesso capita su che campia mi da serva. Ah, Luli no, Pie, sì, io le sentire che lei prometteva, ma io andrei verso che fortuna da un'altra parte. E perché?
C'è meglio a Monsieur Barbarotte, eh? E adesso, Pauline, comincia a fare il tuo regalo. Ma non alla sposa, a suo papà. Ah, sì, sì. A Monsieur Traverse, ecco. Toh, e dice quel bel discorso che l'hai mostrato prima. Qual? Quella prima, ah, ricordi? Ah, sì, sì. Monsieur Traverse. Oia. Me car papà, che permetta chi presenta, i deu die, all'andime die, all'andime die che diesa... Oh. Sì, è la mostra, ecco. La mia mostra? Rosa, ma la viene a impegnarla? E noi siamo andati a pie. E il biet? Alla pensaie quella bella fia, sì. Alle miche, ardrissando la roba di madama e le fai caschento cat carta. Ma mi sa viene ancora a calera e lei fa lo vodi a mon su giacchetta e lì... E già, e lì, e là, e su e giù, ne? Brigida, Brigida. Beh, per stavolta ho perdono. Ma mi lei fa lo a un fin a bing. E le sent lire che la dame è giacchetta. La mostra di mio papà. I pensava proprio neanche a vederla così presto. Ah, ma adesso... e butto un saccoccia e prima tirete fora... speruma. Monsieur Travet, e fa le mie congratulazioni. Ah, ma smia che questa sì, perché è... a finisse per essi una gran bella giornata. Eh sì, proprio. Una gran bella giornata. Eh sì, perché... per dire finalmente che a son finie le miserie di Monsieur Travet.